Bentrovati dal 17° Festival della Piccola e Media Editoria. Siamo con il professor Leonardo Becchetti, qui a Susegana, per il tema della rinascita. Il professor Becchetti è un economista. Professore, rinascita in economia, che cosa può dirci? Molto forti che abbiamo vissuto nel nostro paese recentemente. La crisi non è solo finanziaria e economica, da lì nasce tutto, ma è anche una crisi di qualità e di dignità del lavoro, è una crisi di sostenibilità ambientale, come ci ricordano i ragazzi che scioperano per il clima, ma io direi anche una crisi di felicità, cioè di soddisfazione e di senso di vita. Quindi come economisti dell'economia civile, che è un paradigma che si sta affermando sempre di più nel paese, noi guardiamo soprattutto all'uomo cercatore di senso e in che modo è possibile costruire una società che possa rendere le nostre vite ricche di senso e soddisfatte. Lei ora ha citato i ragazzi del clima, degli scioperi per il clima. Voi avete fatto un rilancio su di loro. Ce ne vuole parlare? Con Enrico Giovannini ci siamo domandati quanto sarebbe stato bello trasformare queste grandi energie della protesta in proposta. E quindi abbiamo detto proviamo a proporre ai ragazzi di fare dopo il giorno del venerdì un sabato, no? È nato il Saturday for Future, 41 eventi in tutta Italia, fatti il giorno dopo dello sciopero del clima, dove i ragazzi e le loro famiglie sono invitati a votare col portafoglio, cioè a premiare con le proprie scelte le aziende più sostenibili, perché questo è quello che veramente può cambiare le cose al di là della protesta. Questo è un festival della piccola e media editoria, del piccolo quindi, dal basso. Lei crede da economista che dal basso si possano cambiare le cose? Assolutamente sì, il piccolo ha degli svantaggi perché ovviamente non ci sono economie di scala, non c'è rete, eccetera, ma ha il vantaggio di poter vedere, è tangibile quello che fa, lo sente come suo, sente di essere partecipe di quella cosa che fa, e quindi, ma soprattutto la somma dei piccoli gesti che può veramente cambiare le cose. In economia le imprese dipendono anche da piccolissime variazioni di quote di mercato. E quindi anche poche persone con le loro scelte possono far cambiare le cose. Grazie professore, continueremo il dialogo con il professor Becchetti tra pochi minuti qui a Susegana.